È notte. Vedete la città che è bagnata dalla pioggia incessante che cade. Le poche luci delle abitazioni, che man mano si vanno a spegnere, lasciano l'unica illuminazione, quello della luna, che è anche flebile perché è coperta dalle nubi. La telecamera a questo punto inquadra le strade che ormai deserte e muovendosi vedete anche dei vicoli bui che all'interno qualcosa si muove, qualcosa di oscuro. Nuovamente la telecamera si sposta freneticamente per le strade fino ad arrivare a una casa, a inquadrare una finestra, una stanza. Lilla Branda, puoi descrivere la scena. La stanza è quasi immersa nell'oscurità, se non per cinque candele posizionate a terra che permettano di vedere un cerchio con delle strane iscrizioni palesemente iscritte con il sangue e un ghoul covacciato a terra che con il suo dito sta finendo di scrivere quelle rune. Scritto le rune, il ghoul apre un libro, intona un salmo e una luce che abbaglia la telecamera fa cambiare inquadratura e si va su il ristorante da Mimmo. La telecamera si sposta all'interno, Gaetano. C'è questo amico che entra in questo ristorante appunto da Mimmo e c'è l'insegna neon che è un po' decadente. Entra e si rivolge al cameriere e fa il solito. Si mette a sedere. E dopo un po' il cameriere gli porta un piatto di carbonara e il Migo rimane tutta la sera lì ad aspettare, a guardare la carbonara mentre si fredda e si diventa corrosa. Ok, la telecamera prende, si avvicina al piatto di carbonara e dal fumo della pasta si passa ai tombini, i tombini che sbuffano fumo, ok? E sempre su una strada, secchio. Ok, Secchio cammina e si guarda intorno con un fare pensieroso. È tanto che non va a trovare mamma. Prende la sua bottiglia di whisky, beve un sorso e gira la testa verso sinistra e al niente dice: Jeff, è tanto che non andiamo a trovare mamma. E con questa affermazione continua a guardare verso il nulla, verso la strada illuminata dai pochi lampioni. A questo punto la telecamera riparte in maniera molto veloce, passa le strade, arriva ad un locale, entra dentro dove c'è Giancarlo dalla giungla. E il grosso Dagoniano è seduto al bancone del bar e mentre sorseggia un whisky, ad un certo punto nota una sinuosa figura dagoniana, una donna, e le si avvicina, dice qualcosa e riceve un sonoro schiaffo, dopodiché torna sconsolato al bancone. Ok, buio nella telecamera, però
La telecamera ora riparte, ma questa volta è in una grotta, in un cunicolo di una grotta. Le gocce che cadono sul terreno fanno capire che c'è una forte umidità. Continua in maniera molto lenta fino a che l'inquadratura non riesce più a vedere le rocce dai lati, e quindi ci sarà una grande caverna all'interno con una figura di spalle che tra i suoi artigli ha un siero, una siringa con un liquido torbido di colore giallastro che emette una fioca luminescenza. Fine. E poi buio di nuovo. Ok. Interessante. Ci stava. Stica. Ok. Metodo Stanislavski. Metodo Stanislavski. Però Gandalf me lo sono proprio bello visualizzato. Okay. Il... ecco, ok, l'importante è quello, perché alla fine deve dare questo, ok? Deve farvi capire bene quello che è il tutto. È giorno. Il sole verde di Rilè, perché vi ricordo che il sole a Rilè è verde, illumina la città, che ormai si è risvegliata. Quattro figure all'interno di una stanza sono lì, intente a leggere il giornale che il bambino che poco prima è venuto vi ha consegnato. A interrompere questa mattinata qualcuno bussa alla porta. Ah, chissà se sono belle notizie. E mi dirigo verso la porta a aprire. Speriamo di no. Beh, per noi saranno sicuramente belle notizie. Ah, certo. Apri. Oh, se che ho sonno stamani. Speriamo che non ci sia da lavorare. Apri. E vedete... secchio! Una donna con i capelli neri, molto curati, che li porta legati dietro, e un cappello a banda come si dice, con la toga larga, come si dice lì. Esatto. Forse. Bra, sì. È vestita di un giubbotto lungo di colore grigio e una gonna nera che le spunta da sotto il vestito. Sì, buongiorno, vorrei potervi parlare un attimo se possibile, avrei un lavoro per voi. Prego, prego, si accomodi. Grazie. Come aveva detto Secchio proprio. Secchio, non ti lamentare. Andiamo a pagare i bolletti. Esatto. Prego, si accomodi. Grazie. Vedete che si siede. Beh, sono venuto qua perché mio marito è scomparso da un paio di giorni. In che circostanze? Beh, alla fine... non lo so, mio marito è un sarto, molto volte si sposta per molti distretti e alcune volte capita anche che rimanga fuori la sera, anche a dormire, però non è mai stato così tanto fuori, o comunque se rimaneva per più giorni, più per notti fuori mi avvertiva, ma non ho sentito niente. Con che mezzo si sposta? Beh, fortunatamente siamo una famiglia benestante. Ha una macchina.
che usa per andare tra i distretti. Però ah, targa, anche la macchina ti guarda. Fa anche la macchina, però non è a casa. È scomparso con lui. La targa è e ti dice un numero. Vuoi che te lo dica? No. Bello che la risponde per me. Io ho risposto. Bello, non riconosco le voci. Bravissimo, Cella. Segno il numero della targa sì, nella mia testa. Scrivici targa, targa macchina. Ah, non mi sono presentato. Sono Lisa Johnson. Piacere. Onoratissima. Suo marito come si chiamava? Albert Johnson. Si chiama. Spero. Hai ragione, secchio. Avete figli? No. Siamo. Non siamo sposati da molto. Come mai vi siete... scusa, Zaz. Suo marito aveva qualche nemico? No, era ben voluto. È un sarto che lavora anche con persone... anche di spessore. Però ha sempre fatto il suo lavoro in maniera egregia e... personalmente non penso che si sia mai nemicato qualcuno. Non so neanche molto, in realtà, dei suoi affari. Non le ha raccontato qualcosa di sconveniente riguardo qualche uno dei suoi clienti? Beh, soprattutto gli altolocali. Beh, una volta tornando da il solito dal dottor Peter, che mi era segnato il nome, Brofowski, un suo cliente, tornò molto scosso. Però pensai che alla fine era tutto il giorno che era fuori, era soltanto stanco. Però qualche giorno dopo arrivò una lettera, io non l'ho letta, se volete è a casa. Sarebbe d'aiuto, sì. Sì, può servirci. Come mai vi siete trasferiti in questa splendida città? I tempi cambiano e abbiamo... colto l'occasione. Là fuori c'è casino. Qui almeno è un posto sicuro, per quanto uno possa chiamare sicuro un posto dove i mostri passeggiano per strada. No, non intendo voi. Io non sono razzista, ma intendo che ci sono davvero dei mostri. Alcune sere io, aspettando, guardando fuori dalla finestra, ho visto qualcosa volare. Cioè, non sto dicendo a voi. Sappiamo che Riley non è un posto sicuro. Sì, signora, via, su. Ha ragione. Sì, le assicuro che io che sono, mi presento. Secchio, per servirla. Molto lieto. Io che giro la sera, la assicuro che questa città è sicurissima. Beato lei che riesce a uscire di notte. Io non sono mai riuscita neanche a uscire nel vialetto di casa, per paura. Se vuole andiamo a fare un giro. No, va bene, spera. Sì, a casa. Vedi che lei si imbarazza molto, fa... Scusi, io sono... Naturalmente per farle vedere la città, anche con suo marito, naturalmente. Prima, per favore, ritrovate mio marito. Poi possiamo parlare. Andremo a bere insieme dopo tutta questa storia. Non si preoccupi. Vero, Jeff? Mi dica, ma... suo marito le ha detto, prima di scomparire, dove era diretto? No, mi ha fatto... vado dal mio cliente e se n'è andato.
Si è portata per caso dietro un'agenda in cui suo marito teneva conto degli appuntamenti? Beh, l'agenda ce l'aveva lui dietro. Non si segnava da nessun'altra parte le cose? Forse nel suo studio, ma personalmente non lo so. Dov'è il suo studio? A casa. Era un sarto, alla fine lavorava principalmente dai clienti, ma a casa teneva tutte le scartoffie. Beh, se intanto ci dà indirizzo e numero di telefono, così possiamo sempre reperirla. Esatto. Certo, però vi prego, se potete chiamarmi quando volete, per quanto venire a casa, cosa che io vi consiglio, così potreste anche dare un'occhiata, ecco, al suo studio. Per favore, venite la notte, perché io vivo in un posto altolocato, le persone sparlano dietro e se iniziano a mettere voci, io non vivrei più tranquilla. Per favore. Nessun problema. Chiaro. Noi saremo in... vorremmo accettare la sua... il suo incarico. Chiaramente vi pagherei $700. Esatto, era questo. Ok, cifra equa. Come sono i pagamenti? Metà ora e metà fine? Esattamente. Sì, proprio così. Vede che prende la borsa, tira fuori una busta di carta bianca, prende un po' di soldi, li conta e ve li dà. Sì, questo è l'acconto. Questi sono per quando vedrò mio marito. Naturalmente. Ok, io conto i soldi. Sono 350. Signora, per caso suo marito teneva una rubrica, qualcosa? Ve l'ho detto, io penso di sì. Alla fine i suoi clienti lo chiamavano spesso e lui chiamava loro. Quindi in ufficio penso che ci sia qui sì questa rubrica. Perfetto. Sì, allora verremo, direi anche subito stanotte, a trovarla. Vedete che si alza con nonostante chiaramente la molto che sia molto pacata, chiaramente sentite è molto triste, la voce quasi tremola, e fa grazie e con una lacrima che scende se ne va. Chiaramente vi ha dato telefono e indirizzo. Ok. Che ne pensate, ragazzi? Beh, se il signor Albert si fosse davvero portato dietro la sua agenda, sarebbe un po' complicato. Però è possibile che abbia qualche cosa, non so, un calendario, qualcosa lì nell'ufficio, no? Ma sì, io penso... Quello... Che pensi, Secchio? Ah, ok. Io penso che una coppia che non parla nemmeno di clienti che stanno insieme a fare. Beh, Secchio, magari non è il nostro compito fare consulenza di coppia. Magari quando saremo più affermati potremo anche aprire un orario a parte per questo, se ti interessa. Non sto dicendo di quello, sto dicendo che questa gente che ci arriva e ci dice: ah no, mio marito è scomparso. Secchio con sua madre parla sempre delle sue indagini.
quindi non ti fidi di Lisa? No, penso solamente che tutto questo problema è nato perché non parlino fra di loro. Magari c'è un amante. Oddio, in effetti potrebbe essere semplicemente dall'amante, anche se non penso che sia una mossa intelligente. Sparire non avvertire la moglie che uno sta via qualche giorno. Anche a me puzza. Mi batto con quella che è la sua, dove non ho niente. Bella scena. E poi preoccupa quella lettera che ha ricevuto da dopo essere tornato turbato da quel cliente. Beh, ragazzi, direi che lei ci ha detto di andare a casa la sera. Manca tanto alla sera. Sì, manca. Quindi l'unico punto da cui partire, secondo me, è andare a cercare il dottor Brofoschi. È l'unico nome che ci ha dato alla fine. Sono d'accordo, sì. E poi con questi 350 possiamo comprare un sacco di whisky, vero Jeff? Manco per nulla! Secchio! Dobbiamo lavorare! Jeff dice che è giusto, sì, quindi siamo 2-1, vinci! Le voci della mia testa non valgono! Quale voce della mia testa? Te l'ho presentato un sacco di volte, Jeff, è inutile che continui a ignorarlo. Non lo vede nessuno. Jeff converrà con me che magari il whisky lo prendiamo dopo le altre cose che ci servono ancora. Alla fine sono passate un po' di settimane da quando abbiamo aperto e ancora ci manca un sacco di cose. Guarda quanto spoglio questo ufficio. Che cosa ci facciamo con questo ufficio spoglio quando viene la gente qui? Secchio, non ti imbarazza. Tu vivi per strada, ma noi ci abbiamo per strada. Gli offriamo il whisky. Non gli abbiamo offerto nulla a questa ragazza, poverina, era sola, sconfortata. Nemmeno un po' di whisky abbiamo offerto. Beh, Secchio, era anche abbastanza bellina. Ci hai anche provato, Secchio? No, non ci ho provato questa cosa. Me l'ha detto anche Jeff che ci ho provato. Non è vero. Secchio, so come funziona tra gli umani. So come funziona tra gli umani, lo ero anch'io, ci hai provato palesemente. E lo guardo ammiccante. Non mi interessano queste cose. Sono noiose. Secchio può avere tutte le donne che vuole, però in questo caso mi è dispiaciuto solamente che una donna così non avesse mai visto la bellezza di Relè di notte. Dai, ci sono bellezze a Relè di notte, ci sono solo orrori. Letteralmente. Beh, dai, se troviamo il marito a letto con un'altra, è la tua occasione per farle vedere Relè. Amico. Io mentre dico questo, vado a prendere le pagine bianche e cerco un numero, un indirizzo di questo Brofoschi. Ok, lo trovi tranquillamente. Cosa trovo? Il numero o l'indirizzo? Trovi l'indirizzo. Ok, me lo segno. È l'indirizzo di casa o dello studio? Della clinica. Ma quindi cosa pensate di fare? Ti siete un po' a cassecchio, visto che non volete prendere da bere. Beh, la bottiglia ce l'hai ancora piena, mi sembra. È a metà. Ma anche un po' meno di metà. Sì, ma anche... cioè, anche riempirla non sarebbe male. Né mai troppo poco, o troppo... anzi, è sempre troppo poco, non è mai troppo. Senza tempo. È troppo. Pensavamo di andare da Brofoschi per non lo so, sentire cosa, come ha visto l'ultima volta il sarto. E quando? Beh. Esatto. Ok. Beh,
Ti avevi in mente altro, Secchio? A parte andare a bere. Sì, esatto. Beh, diciamo che potevamo ingannare il tempo con una bella partitina a poker. Pure. Secchio, sei incorreggibile. Beh, Secchio, qui ma siamo pensa, al... Se non a alcol e gioco d'azzardo. Beh, qui Secchio siamo a lavorare per il sommo Cthulhu. Non possiamo lasciare tutta questa situazione al caso. Ma Cthulhu ha bisogno dei nostri servigi. Sì, lo dico sì. In maniera molto autoritaria. Va bene. Però possiamo fare i nostri servigi anche dopo una bella partitina. Accorti. Secchio, senti. Il presidente ha bisogno di noi. Tieni conto, Secchio, che comunque noi, a parte andare da questo dottore, non abbiamo da fare nient'altro. Allora muoviamoci, su, forza. Quindi semmai dopo. Forza semmai. Su. Senza soldi. Ok. C'ha paura. Gli rivolgo a Jeff. Vedi che Jeff ti guarda e fa... Ok. E annuisce. Vedi che in bocca ha tipo due assi. mi decido verso lì. Su, forza. Quanto ci portiamo dietro? Sì. Tutti. No. Una cinquantina ce li possiamo anche portare. A testa? No. Ah. E guardo Secchio. E dire. Dai, cinquantello ci sta. Non voglio fare citazioni off game. Ve la farò dopo. Però dai, 50 sì. Ci sta. Un po' più di 50. 50 okay, testa. Sempre... No. Secchio, nessuno ti darà mai i soldi finché non ti dimostrerai degno, capito? Io vi ricordo che lo scorso caso l'abbiamo risolto grazie a me. Io quindi mi riterrei più che degno. Va bene. Io prendo 10 dollari e glieli do a Secchio. Grazie. Non Secchio. Sono 50, ne mancherebbero 40. Però... Secchio, ti bastano per qualche vizio. Tuo vizietto, esatto. Grazie Giancarlo. Non li spendere tutti. Quanto costa il whisky? 3 dollari. Poi, ragazzi. È economico. Boh, anch'io Infatti sarà marcissimo, sicuramente. Cioè, assolutamente, è marcissimo. Proprio. La hop ne costa 18. Oh, alcol puro, colorato. Ma neanche, è mezzo, è mezza bottiglia, è mezza acqua, è mezza... E i soldi valevano di più. Sì. C'è un posto sulla scheda per i soldi o le metto tipo equipaggiamento e annotazioni? Sì, mettili lì. Sì, okay. Li puoi mettere lì. Quindi noi altri ci prendiamo... Facciamo che ci prendiamo 50 a testa, vai. A parte Secchio. Allora, io sì lo vedo? No, perché ditemelo. Cioè... Beh, io do 10 dollari a te. E poi guardo i soldi e ne do altri 50 a Giancarlo e Gaetano. 50 me li prendo io e cerco di nascondere i soldi. Quanti te li danno? Quanti te li danno Secchio? 10. Ma che è sta storia? Scusatemi. Io mi dicevo, lì scusami, ma non sei detto 50, e me ne dai 10 o non ne dai 50. Beh, perché no, so ma che non va li... bene sta cosa. Sì, so che non li spenderanno. So che non li spenderanno per il whisky. Poi dopo, certo, prenderai anche tu la tua paga come tutti noi. Ma per oggi. Secchio,
Rassegnati. Quando andiamo a giro, è bene che tu non abbia troppi soldi per non cadere nelle tue tentazioni. Non mi piace questa cosa. Facciamo per il tuo bene. Ma Secchio non piace molto questa cosa. Secchio ci ringrazierai. Devi fare un dammi $40. Ma sai quante bottiglie di whisky puoi comprarti con quei soldi? Ma non li comprerò tutti. Gli altri li scommetti, Secchio. Non ci possiamo fidare di te, neanche te ti puoi fidare di te stesso. Secchio. Ma li vinco! No. Quando mai? Quando mai? Sempre! Secchio, questa cosa che i tuoi compagni non hanno fiducia in te deve essere annegata nell'alcol. È triste. Molto triste. Io prendo la mia bottiglia di whisky e do una gozzaria del grosso proprio perché sono ecco, triste. Vedi? Cari sempre nell'alcol. Proprio quello di cui stavamo parlando. Se tu avessi dato $40 non l'avrei fatto. È colpa tua. Ti vogliamo bene, ma dai, sei un irresponsabile. Allora me la offrite la bottiglia di whisky. Vai, aggiudicato. Nel mentre che loro hanno questa conversazione, io con il resto dei soldi cerco l'asse... No, l'asse... sto vendendo lì. Sì, sì, ti sto... Mi sta ascoltando? Una bottiglia di whisky sola però ti offro. Sì. No. Volavo qualcosa, scusate. Ok. Ok, allora, e nel mentre infilo i soldi. Va bene, una bottiglia di whisky. E nel mentre infilo i soldi sotto una trave, che magari usiamo un asse del pavimento, perché non le lascerei nel... okay. Nella quindi... scrivania, ecco. Okay, il quindi... resto. Davanti all'ingresso. Tiri su. Un asse, non molto messo bene, lo metti dentro. Una volta che avete deciso, uscite per strada, andate, tra parentesi, come andate? In tentacolo bus o a piedi? Allora, esatto. La clinica è nel distretto a sud-ovest, a Due Rocce, distretto Due Rocce, è abbastanza distante da dove siete voi. A piedi ci mettereste un botto. Quanto costa il taxi? Il taxi costa dai 5 ai $10 a persona. Ragazzi, vabbè che ci ha pagato, però... Sono d'accordo, Tentacolobus. Ok. Quanto costava il tentacolo? $1. Mi sembra $1 a testa. Si è bloccato il cella. Sì. Con che faccia? No, sei risbloccato. Oh, lagga, ok. Quanto costava il tentacolo? $1. Sì. Offri lì! Ehi, io ho detto che ti offrivo il whisky, non che offrivo a tutti il tentacolo, boss. Ah, a me offri il tentacolo, boss. Come? Ma molto perché c'hai i tuoi €10? Dollari. Sei in debito di 30 monete a me. 30 monete, guarda che i soldi sono 30 euro, poi diventano monete. monete. Basta che ora diventano polli, poi siamo polli. 30 cammelli. Che nuggets. In debito con me, quindi... Vai, non fa storie lì. Vabbè, pago anche per... Ok. Ma perché ti sottometti così alle sue folli richieste? Beh, quei 10 li abbiamo dati per comprare cose... Cioè, per usarli. Diciamo che non è affidabile lasciargli €50 per sostenersi tutto il giorno. Continuo per te,
Beh, anzi, dato 40 monete. Me lo scrivo qua. Rile è diventata parte dell'Unione Europea. Come no, perché? Esatto. Beh, è il momento. Andiamo. Tanto offri te, è vero lì. E gli faccio una pacca sulle spalle. Paghiamo il dollaro e prendiamo il Tentaulus. Ok. Prendete. Arrivate alla fermata. Vedete che il bigliettaio scende, si mette accanto alla porta, date un dollaro e salite. Il Tentaculobus con la sua velocità si muove in città e estraetemi una carta. È il momento, la prima estrazione. Che dirà fuori? Un K, okay. Il K di voi. Io ho un 9 di quadri. Ok. 7 di quadri. Ah, le carte d'oro, Zaza, non sono molto fortunate, eh? No, assolutamente no. Ok. Vedete che... Vedete che... Siamo per la prima estrazione. Sì, sì, poi morite subito, proprio top. Allora, vedi che sale prima lì, accompagnato da Secchio, perché l'ha pagato lui. Poi salite voi due. Appena ti siedi, Giancarlo, vedi che un tentacolo che era aggrovigliato si stacca, viene giù con una bocca dove ancora c'è un pezzo di carne. Vedi che ti fissa tutti e quattro. Salve. E ti attacca. Shit. Ok. È così che finì la sessione. Spero di no. Allora, questi 20 minuti sono stati belli. Sono stati belli, sono stati belli. Con tanto di sigla. Esatto, con tanto di sigla. E poi top, niente, morto. Allora, ok, allora, come funziona la scena di azione? Allora, te mi devi fare, allora, ti devi difendere. Allora, per difendersi dall'attacco di un PNG, ok, un test difesa. E come funziona? Ok, allora, ci sono tre tipi di difesa. Ok. Sulla scheda. Il test difesa lontano, che in questo caso non è, perché lui ti attacca venendoti addosso, mordendoti. Però è il test, appunto, vicino e vigore. Il vigore però può essere usato soltanto una volta a turno. Ok? Ok. Ed è teoricamente anche più forte, te sei anche bello grosso. Sì, c'ho 5 di vigore. Esatto, esatto. Ok. Allora, non te ne avevi risultato qua sul target vigore. Ok, quindi te mi devi estrarre una carta e devi sommare a questo punto. Donna di Pink. Nice. Ok. Queste arti. Sì, l'ho mischiata. Beh, fallisci, chiaramente. Ok, allora, cosa succede? Che te hai una cosa positiva, però, ok? Ok. Scusami, guardami il seme. Picche. Bene. Un po' più alto. Ok, allora, cosa succede? Che sono il
il tentacolo ti attacca e ti prende in pieno petto, ti morde, ti fa un male allucinante. Vedi che inizia, ti buca i vestiti e inizia a grondarti sangue. Cazzo. E ti fa 8 danni. Minchia. Ok. Ok. La cosa è che quando va all'indietro si viene un attimo, perde tempo a masticare. Vedi che ti ha strappato un pezzo, ti ha fatto un male allucinante, e inizia a masticare quello che è un pezzo. Ehi, quello è mio. La scena. Ah. Ok, sta a te o chi vuole intervenire. Allora aspetta, Secchio se ne batte il cazzo. Non mi avete dato i soldi, ora morite. Ok. Io... Scusa, lo spazio è troppo piccolo per tirare fuori la pistola e sparare. Lo puoi fare, perché nessuno te lo vieta. Vabbè, ok, però voglio dire, lo spazio è più... No, è un autobus. Fai conto che è un autobus. Ok, è come se fosse un vagone di un treno. Quindi è comunque si è ritratto abbastanza, per mangiare questa cosa, per mangiare il pezzo che ti ha tolto. Quindi è abbastanza indietro, gli puoi sparare, non è che è davanti qui. Ok. E però una domanda, ma è socialmente accettato sparare al tentacolbus? Beh, è socialmente accettato se una tigre ti mozzica e te spari. Gente, magari, che ne so, quindi accettate. Beh, dipende sempre da cosa poi succede. È tutto accettato se spari al tentacolbus e lo uccidi? Assolutamente. Se spari al tentacolbus e lo manchi e per caso pigli qualcun altro... Esatto, quanto è distante da me? Ma siete tutti, fate conto che siete tutti a una distanza di un sedile, quindi ci arrivate tranquillamente. Ok, allora io provo ad attaccarlo con le mie heli. Ok, quindi ti fiondi. Ok, cerchi di attaccarlo. Ok. Io adesso sono un po' lì agonizzante. Certo, ci credo. Anche perché ti ha fatto un male boia. Sono gravemente ferito, tra l'altro. Ok, estraimi una carta. Ok. E ci devi mettere vigore, perché ti attacchi con le chele. Esatto, quindi 6 più 3 fa 9. Ok, lo prendi. E i danni te li dico io in base al seme, giusto? Sì, esatto, in base a quella estratta. Quindi picche, quindi 5. Più vigore, quindi 8 dovrebbe essere. Danni pari al punteggio di vigore più il seme. Quindi esatto. Sì, 8 danni. Ok. Vedi che te ti fiondi? Lo vuoi tagliare? Sì, lo vorrei tagliare. Ok. Esatto. Te ti fiondi? Lo prendi bene? Gli tagli una parte della bocca? Che chiaramente fa cadere il pezzo che stava mangiando. Anche le tue chele ormai sono grontanti di sangue, c'è anche il sangue scuro di questo essere alieno. E vedi che però fa tipo un... chiaramente non fa suoni, però si ritrae come se fosse un tentacolo ferito di qualcosa, però poi ritorna alla carica. Oh shit. Cioè, si rimette lì pronto a attaccare di nuovo. C'è qualcun altro che vuole... Ma delle spese. Cosa? Io mi alzo, io non accettare le... Ok. 4 di fiori. Più vigore. Più 3. 7. Ok.
Aspetta, scusami un secondo. Allora. Alla grande. Aspetta un secondo, Allora, devo andare un attimo a rivedere una cosa. Ok. Ok, lo prendi. Dai. Quindi il danno si fa con... Con il seme. Esatto. Io col seme c'ho 3. Ok. Se lo sommare questo pure, no? No. Questo è per colpire, basta. Sì, esatto, quello è solo per colpire. Ok, gli dai anche te un'accettata. Lui che era, viene preso pieno. Ok, lo tagli. Un pezzo cade a terra, il pezzo della bocca cade a terra. Vedi che anche di nuovo si ritrae. E dopo qualche secondo vedi che esce molto più in maniera molto più tranquilla e ha di nuovo, vedi che gli si stanno riformando dei denti ed è pronto di nuovo ad attaccare. Ok, io nel mentre che accadeva tutto ciò inizialmente ero quasi ammirata del tentacolo boss, ma appena ho visto che Gaetano l'ha attaccata con le chele, anche io mi sono messa in difesa di Giancarlo. Quindi sono lì con gli artigli pronti per attaccare. Ok. E lo attacco, se è abbastanza vicino. Sì. Anche te ti alzi e vai soccorso. Sì, ti ha fatto, fai conto, un buco, cioè grande quanto un pugno, A 13. Preso. Vabbè. Tre danni e basta. Ok. Anche te gli dai un'artigliata mentre gli si stavano riformando i denti e la bocca. Vedi che questa volta fa tipo uno spasmo molto più frenetico, si ritira e scompare nel groviglio di tentacoli. Oh. Ah, che esseri maestosi sono questi tentacoli. Oh, peccato che ogni tanto attacchino. Io sì, che c'avevo lo zaino, mi dirigo verso Giancarlo e direi che uso il kit di pronto soccorso, visto che è gravemente ferito. Ok, arrivo, allora andiamo a vedere. Allora, devi farmi per... Questo tentacolo di merda. Cazzo, sei gravemente ferito, porca brava. Allora, due carte brutte una dopo l'altra. Ok, ti metti e curi la ferita. Ok. Chiaramente ti cura, ti evita, diciamo, l'infezione. Ok. Okay. Già qualcosa. Che è già qualcosa. E ti cura di... guardiamo perché... me lo ricordo mica. Esatto. Allora. Beh, hai fatto bene. Vedi, se l'hai detto, vabbè, tanto si fa quando ci serve. Ti è servito subito.
E vai a pensare che il Tentaculus, cioè, penso attacchi soltanto col Jack. Sì, attacca soltanto col Jack. Ottimo. Ottimo. Ok. Beh, se l'andazzo, vero, abbiamo fatto bene. No, infatti. Possiamo comprare un altro. Infatti, sì. Infatti. Sa che ci faremo lo zaino di Kit di pronto soccorso. Ma poi anche la donna di picche, cioè poteva uscire la donna di qualunque altro e sembrava proprio picche di nuovo. No, no, appunto, è stato proprio sculo, eh. Ok. Davvero. Eccolo qua. Ok, devi farmi un test manualità. Lì. Ok. Manuali... 7. No. Vedi che... Vedi che sei lì... te non sei molto esperto di questa cosa, inizi a buttare a caso un po' di cose, sprechi un utilizzo, ma né si cura l'infezione, né ti dà sollievo, non ha fatto assolutamente niente. Ha buttato delle band lì come tipo coso. Tieni. Esatto. Io comunque convintissimo, con la mano, metto la mano sulla fronte di Giancarlo, del tipo, ti senti meglio? No. Ok, allora non lo so utilizzare, mi dispiace. E faccio così verso, e lo porgo a Gaetano. Con le mie mele. No? La situazione è... Se Dio aiuta. Io posso provare, ma forse è meglio se prova prima Secchio. Allora mi giro. Va bene. Toccherà a me. Toccherà al grande Secchio. Poi nemmeno i soldi del whisky. Ti offro un drink. Ma muoviti. Vi dico che... deve essere portato da un dottore, perché anche se comunque riusciste a levargli l'infezione, avrebbe un buco in pancia, serve qualcuno che lo ricuce, se no ci stioppa. Stiamo andando da un dottore, no? Peccato che è una clinica di rianimatore. Non so se Giancarlo vuole aspettare di morire. Ma benissimo. I rianimatori non... Allora, quando muoio, rianimami. Esatto. Lo molliamo lì finché non crepa. Tanto tra la setticemia e la perdita di sangue, no. I rianimatori non curano anche, non sono anche dottori. Sì, c'è anche, no, a parte tutto, c'è anche la possibilità di che vi curi. Comunque, no, mentre... Stai morti, però non guarire i vivi. Esatto. Comunque, mentre Secchio prova a curare Giancarlo, io sono lì tutto attento per capire dove si mettono queste cose. Buono, sì. Quindi ci provo? Ah, vi posso dare un consiglio? Non sprecate il pronto soccorso, perché comunque, ripeto, non farebbe niente se non curare l'infezione, ma... Vabbè, anche il kit per le infezioni. L'infezione come funzionava? L'infezione è che non puoi curarti, ma vi spiego perché vi direi di non usarlo. Perché allora, se c'è l'infezione è proprio che non ti puoi curare, cioè te non recuperi giornalmente, non recuperi. Perché appunto ti si sta infettando la ferita. Se invece la curi, quindi levi l'infezione, piano piano si rimargina, come nella vita reale. Soltanto che se vai da un dottore, il dottore automaticamente comunque ti leva l'infezione. Okay. A quel punto, se dovete pagare... Tanto vale. Vabbè, dai. Resisti, Giancarlo. Il mio teletrasporto non funziona con una persona, vero? No, ci mancherebbe altro. Ok, vado,
C'è un autista su questo tentaculobus? No, no, è una cosa che va da solo. Sì, sì. Okay, si muovono per vita propria. Esatto, cioè, l'unico modo per scendere è la prossima fermata o dove volete arrivare? Ok, allora mi guardo fuori dai finestrini, se ha dei finestrini. Sì, sì, ce l'ha. Per rendermi conto dove siamo. Se siamo vicini o manca tanto. Siete appena partiti. Fate conto, avete fatto un isolato. Quanto ci vorrà più o meno? Ci vorrà ancora una mezz'ora. Però, comunque... Se riuscite a tamponare la ferita, arrivate tranquillamente. Beh, io un po' di bende gliel'ho buttate dentro la ferita. Qualcosa tamponerà pure. Sì. Diciamo che se tiene la mano così, riesce comunque ad arrivare senza problemi. È ferito, però. Molto, molto ferito. Cioè, proprio stai di merda. Sei proprio debilitato. Sì. Che olezzo. E starnutisco per l'olezzo emanato da... Ah, ok. Sì, in effetti puzzi un po', eh. E scuoto le chele davanti al mio, appunto, il mio naso inesistente. Non fare simpatico. Ok. Sono tranquillo. Se se ne sbatte il cazzo, non gli avete dato i soldi, lui... potete morire. Ok, con tenendo la ferita di Giancarlo, il tentacolobus fortunatamente non vi riattacca, vi porta però a vostra destinazione, dove arrivate in un posto che è nel verde, e ce ne sono pochi di posti nel verde a Rilè, dove su una collinetta vedete questa grandissima recinzione e questa grande struttura con scritto davanti clinica di rianimazione Brofowski. Chiaramente il cancello è aperto. Arrivate dentro, vedete che i medici, un Ghoul e un Migo, portano subito Giancarlo all'interno, e la segretaria mi ferma. Cosa ha fatto? È stato... l'ha attaccato al tentacolobus. Ah, quel macinino ambulante è pericoloso. Sarebbe il caso che la gente usasse il taxi, per quanto costa di più. E chi ce l'ha tutti quei soldi? Beh, penso che la vita vi costi di più. O almeno, forse avreste potuto risparmiare i soldi per l'operazione. Sì. E uno tenta la sorte, insomma. Che ci vuol fare? Noi... Sì, è addomesticato, però... È un umano, eh? Mm-hmm. È addomesticato, però... non mi sono mai fidato. Fortunatamente io abito qua vicino. Ok, ok, Zaza, estraimi una carta. Otto a cuori. Buono, ok. Otto a cuori. Tanto svilluci io. Davvero. Ok. Allora, vedi che dopo due ore il Gaetano, ancora molto ferito, ma rifiuso, esce dalla clinica con la stampella per sorreggersi. Due stampelle, chiaramente. Per sorreggersi. Vedete che la segretaria fa... Bene.
Ora è vivo. Fortunatamente l'operazione è andata bene. Potete pagare. Quant'è? Oddio. E noi non abbiamo abbastanza soldi, sta a vedere, eh. No, no. Sono $60. Vabbè, se ne mette 20 a testa magari lui, no? Sì. Sì. Quale 20 che io non ce l'ho? 20, sì. Quanti metri? Okay. Ok, raccogliamo i soldi e glieli diamo alla tizia. Perfetto. Senta, grazie. Ma il dottor Brofoschi, sì, si trova sì. In clinica oggi? Sì, certo, nel suo ufficio. È possibile essere ricevuti? Volete sporgere qualche tipo di reclamo? No, siamo per una chiacchierata, così, perché siamo in mezzo di un'indagine e lui conosce la persona per cui che stiamo cercando. Posso sapere la persona che state cercando? Così gliela posso comunicare e vedere se effettivamente state dicendo la verità. Dovrebbe essere il suo assarto, Albert Johnson. Ok. Vedi che si alza. Va all'interno della clinica, cioè c'è una porta che chiaramente divide la reception dalla parte interna. Dopo 5 minuti torna e fa: investigatori, potete entrare. Vi sta attendendo. Grazie. È bello come posto. È molto bello. È molto, okay, molto bello. Cosa? Cioè, fai conto che te, Secchio, anche soltanto per le sedute d'aspetto, per te, cioè, è mamma mia. Ragazzi, ma non è che sto un poveraccio, cioè. No, no, ma sono proprio belle. Sono imbottite. Sono robe che... Gente ricca. Di grazie. Beh, Secchio parli con un cassonetto di solito. Che off game, ecco. Non offendere off-game. Mia madre. Off game. È bello. Io mi guardo tutto così, tutto incuriosito. È molto bello. Prego. Entriamo. Vedete lo studio? C'è una grossa scrivania dove vedete un migo con delle carte sulla scrivania, un migo con un camice, grazie, non mi veniva la parola, un camice con appunto scritto il nome e degli occhiali che chiaramente non servono a niente, ma ti porta. Dietro di lui una valanga di libri e una finestra che dà appunto sul verde. Vedi che con questa voce robotica molto fastidiosa inizia a parlare. Buonasera. Mi ha detto la segretaria che siete venuti a chiedermi di Albert Johnson. Posso fare qualcosa per voi? Sì, direi proprio di sì. Guardando gli altri, aspettando un accenno a dire cose. Io alpisco e guardo se c'è una sedia, mi ci siedo. C'è una sedia. Cosa ci sa dire di Albert Johnson? Beh, era il mio sarto. È il mio sarto. Ma
mi ha fatto questo bellissimo camice. In effetti si vede dalla fattura. Quando è l'ultima volta che l'ha visto? L'ultima volta è stato qualche settimana fa. Perché è venuto qua per il mio per il lavoro. Si era sfortunatamente il mio camice si era danneggiato e me l'ha riparato. Però quella notte c'è stato anche un'effrazione nella mia clinica. Di che tipo? Dei ladri hanno rapito il siero. Il siero reanimatore. Ne hanno rapito in quantità veramente abbondante. Che di quanti... È stata una perdita molto grave. Di quante fiale si parla? 20, forse 30. Parecchie. Sì. Una tragedia. Assolutamente. Noi sappiamo che Albert è tornato scosso dalla sua ultima visita qua. Beh, sì. Fortunatamente Albert, prima di... appena ha sentito l'effrazione è riuscito a chiudere a chiave la porta e mi ha aiutato a uscire dalla finestra. Mi ha salvato quella notte. È uscito anche Albert con lei dalla sì. finestra. Penso però che lui sia riuscito a vedere i ladri. Io non li ho visti personalmente. Quando abbiamo smesso di sentire frastuono, siamo rientrati e tutti i miei medici che lavoravano quella sera e la receptionist sono state dilaniate. Minchia. Anche i pazienti che avete qui? No, fortunatamente i pazienti non sono stati toccati. Alcuni, come sa, erano venuti qui per la rianimazione, ma sfortunatamente non è stata svolta. E quelli che erano in sala per essere operati. C'è chi è morto per le ferite, naturalmente. O chi era più leggero è stato anche lui ucciso. Ok, quindi si parla di... Sono morti tutto il personale. Esatto, che era in operazione quella sera, che era operativo okay. quella sera. Ripensando a questa cosa, mi viene in mente di aver letto magari la notizia sul giornale. Ok, fammi un tiro su intelletto. 7 più qua... 11. Ok, sì, ti ricordi che effettivamente qualche settimana fa hai letto sul giornale tragedia alla clinica Brofoschi. Dei rapitori, dei ladri hanno fatto irruzione nella clinica e hanno ucciso tutti i medici e le persone presenti. Hanno rubato un quantitativo di siero per 30 dosi. Ma in effetti questa storia non mi suona nuova.
qualche settimana fa mi sembra di averlo letto sul giornale. La polizia ha già indagato. La polizia ha indagato, ma a parte scoprire che probabilmente sono stati di Gaulle, e posso dire che è stato anche Albert a confermare la storia. Lui, prima di chiudere la porta, ha visto quei due Gaulle. Sì. Ha raccontato tutta la polizia, ma alla fine è difficile trovare dei goal. Non sono molto diversi l'un l'altro. E quei tizi, a detta di Albert, non erano neanche vestiti. Goal svestiti. Sì, probabilmente potrebbero anche essere goal selvaggi. Beh, solitamente abbiamo la decenza di vestirci in pubblico. Come le persone... come tutte le altre persone. Eh beh, sì. Come, per quale motivo Albert è dovuto venire... rimanere la sera qui da lei per rammendarle? Beh, chiaramente questa cosa non è rimasto la sera. Ah, ok, non è rimasto a dormire. No, ha detto la moglie che l'ha visto tornare a casa scosso, quindi non è rimasto. Ok. A che ora è venuto allora? Beh, era sera, sì, però sarà stato le 9. Io tengo molto alla mia immagine. Vedete tutto. Però il camice pulito, perfetto. Almeno quello. Ma beh, ragazzi, voi avete altre domande? Mi potete dire per favore cosa è successo ad Albert? Avete fatto un sacco di domande. È scomparso da qualche giorno e la moglie non sa dove potrebbe essere, perché non ha avvertito. Oh. E lei conosceva Albert al di fuori del contesto lavorativo? Sa niente di lui? No. Sapevo... Era soltanto un bravo sarto. Direi che ci ha aiutato molto. Lieto. Sicuramente anche della moglie. Eh sì, qui nella clinica c'è qualche altro medico che si serviva dal signor Albert Johnson? No, alla fine una cosa che posso dire di Albert è che non si faceva pagare poco. Quindi non tutti i medici se lo possono permettere. Ok. Ma per caso io mi risveglio un po' dal torpore che ero a guardare niente, ok? Mi faccio, ma per caso conosceva qualche altro cliente? O le aveva detto che avrebbe visto qualche altro cliente in quei giorni successivi? Non lo so. Così? Ma comunque è bell'ufficio, eh? Grazie. No, non mi ha mai parlato di altri clienti. D'altronde non sono un chiacchierone. E lui neanche. E mi tolga un po' la curiosità. Dove si prendeva gli appuntamenti? Aveva un'agenda? Si portava? L'avrà visto quello? Sì. Quando chiedevo
semmai appuntamenti per farmi un nuovo camice o per soltanto per riassettarlo un attimo, aveva sempre un quaderno rosso con sé dove segnava tutto. Ok, grazie. Le copiava solo lì, che lei sappia, non lo so. Beh, quando era... Sai, è molto importante che ricostruire gli ultimi momenti che della storia di Albert. Capisco. Non dico che sia morto, però è sparito. Bisogna ricostruire gli ultimi passi. Beh, ripeto, quando era qui scriveva su quel quaderno, se a casa ricopiava lo saprà forse sua moglie o chi vive con lui. Beh ragazzi, che non ci resta che andare a indagare a casa sua. Beh sì, è l'unica cosa da fare adesso. Ah, un'ultima cosa. Veniva il signor Johnson, veniva qui o talvolta era anche lei che andava a casa del signor Johnson? No, lui era solito andare dai clienti per non scomodarli. Forse era anche per questo che pagava così tanto. Le è sparito qualcosa dall'ufficio oltre ovviamente al siero che è sparito in clinica? Questa è un'ottima domanda e la risposta è strana. No, solo il siero. Cosa se ne possono fare due ladri, due selvaggi di tutto quel siero? Magari lo rivendono al mercato nero. Persone che non si vestano neanche potrebbero essere uscite dai suoi buchi solo ora. O magari hanno un capo. Potrebbe essere più plausibile. Il capo non si sporca le mani. Potrebbe. Proprio bello, questo ufficio. Quanto l'ha pagato? Lo vuole veramente sapere? Curiosità. Più di quanto probabilmente lei guadagna in un anno. Ma interessante. Come si fa a diventare? È bello, eh. È veramente bello. Come si fa a diventare animatori? Studio. Ah, e manualità. Secchio ha delle mani d'oro. Potrei essere un ottimo rianimatore. Lei come mi vede? Sporco. La linea comica. Brucio dai culo. Alfio. Il suo ufficio era... L'ha trovato sotto sopra nonostante non mancasse nulla? No. È stato soltanto guardato in alcuni scaffali che vedete sono sparsi. Sono stati aperti solo degli scaffali, ma hanno visto che contenevano solo documenti e probabilmente l'hanno lasciati lì. Che tipo di documenti contengono? Cartelle cliniche. Alla fine è una clinica. Scusami, parentesi, Zaza, ti devi curare di un punto e non hai più l'infezione, chiaramente. Ok. E... Still gravemente ferito. Sì, stai ancora di merda. Certo. Adesso mi sa sedere apposta. Beh ragazzi, io non ho altre domande. Nemmeno io. Bene, è stato un piacere.
se ci lascia il numero, se ci lascia il numero suo personale o della clinica, la ricontatteremo magari se avremo altre domande invece di venire fin qua. Potete chiamare la clinica, la mia segretaria passerà la chiamata a me. Ok, grazie mille. Bene, grazie. Grazie. Arrivederci. Bella clinica, molto bravi siete. Grazie. Tu hai usufruito, vedo. Sì. Purtroppo sono stato attaccato dal tentacolus. Brutta faccenda. Vedi, molto impassibile lo dice. Beh, è un migo. Esatto. Molto, molto impassibile. Ok. Arrivederci. Passando dalla segretaria, prendo il numero perché non ce l'avevamo. Ok, vi dà un bigliettino. Ok. E uscite. Che ore sono più o meno? Alla fine è passato un bel po' di ore, perché tra che Giancarlo è stato operato, è stato dimesso e avete comunque fatto andata e avete parlato, è passato un po' d'ore. Non è buio, però si sta... Dobbiamo impegnare la giornata. Esatto. Non è buio, ma si sta facendo... sta tramontando il sole. Ricordati che mi deve una bottiglia. Non è una bottiglia, io mi drink. No, mi sono rivolto a lì. Secchio, non mi sembra il caso adesso di parlare di alcol con Giancarlo in queste condizioni. Giancarlo si recupererà. Ragazzi, non so se ce la faccio a venire dalla signora. Cioè, sicuramente non credo sia il caso di prendere subito il tentacolo. Da che parte sta? Cioè, esatto. Da queste parti? Ci sono ancora troppi circa qua dentro. Sì. Abita nel quartiere di Green Views, che è un quartiere molto altolocato. Ed è abbastanza distante da dove siete voi. Volete prendere un taxi? Fate conto che dovete attraversare in mezza città. Abbiamo i soldi? Sì, per il taxi, penso. Oddio. Quanto costava? Da 5 a 10. Da 5 a 10. Quindi può venire... 20 come 40. Esatto. Tenendo conto che poi ci sarebbe anche da ritornarsene a casa. Però mandare Secchio e Giancarlo in tentacolo se non mi sembra il caso, è troppo rischioso. Magari ci possiamo dividere e in due andiamo sul tentacolo bus e in due vanno su, o tre si fanno su tentacolo bus. Ma il tuo teletrasporto come funziona? Questo è un silenzio che ti deve dire master. Io ho scritto teletrasporto, aiuto. Come hai scritto teletrasporto? Come faccio a capirlo? Teletrasporti, come faccio a capire io qual era ora? Bastone di metallo alieno. Non è che c'è la ricerca sul libro, c'è la carta, devi sfogliare. Siamo così. Allora, partiamo. Ho difficoltà 11. Ok. Ok. Occhio dell'orizzonte, no, del genere. Soglia purpurea del sogno segreto. Più o meno.
Il mago che compie questo incantesimo scompare e riappare nello stesso istante in un luogo a lui ben noto, anche molto distante. Però il mago che lo compie scompare e riappare. Beh, se conosci una zona. Eh? Cosa, scusa? Lui se ne va da solo. Esatto, lui se ne va da solo. Sì, appunto. Ah, ok. Ok. Se riconosce la zona potrebbe essere un risparmio. Green views? Non penso. È troppo alto lo hack per secchio. Ok, fammi un tiro destino. Guardiamo se a parte che è ben nota. Va bene, fammi un tiro destino, però ti dico che è alto. Vai. Un tiro destino devi semplicemente prendere una carta. Tirar fuori una carta. Tre di cuori. No, non lo conosci. Non ci sei mai stato. Neanche sentito nominare. Magari ci si può risparmiare il viaggio di ritorno allora. E te torni a casa col teletrasporto. No? Vi ricordo che gli incantesimi possono fallire. Se falliscono succede cose brutte, eh. Non è bene. D&D. Sono cose brutte a secchio. Esatto. Sì, succedono cose brutte a secchio, che chiaramente poi. Va qualcuno con Giancarlo in taxi? Con Giancarlo non puoi viaggiare da solo, ha bisogno della balia, gli tieni la mano? No, ragazzi, io in realtà pensavo di andarmene a casa e tornare. Eccolo lì! Dai Giancarlo, su, forse. Però in effetti magari almeno si riposa, no? E domani può lavorare al meglio. Beh, in effetti, se non te la senti. E lui si prende $50. Questa cosa gli è rimasta qua, qualche volta. No, no, vai pure a casa. Io prenderei il taxi per andarmi a casa. Mm-hmm. E poi ci rivediamo la mattina. Va bene, a me va bene. Almeno mi riposo. E noi come vogliamo andare? Beh, direi... Tentacolo bus! Dai, andiamo! O forza... Dai, tentacolo bus. Io cerco un taxi. Ok, vai! Alla fermata di un taxi. Vedete che chiaramente qui siete alla clinica, una clinica molto conosciuta, quindi ci sono anche i taxi fuori che aspettano. Tipo aeroporto. Esatto, bravo. E... c'è un umano. Fa vestito chiaramente da tassista, con abiti classici, normali. Dove vuole andare? A casa. Dico in realtà l'indirizzo di casa. Ok. Ok. Casa oppure all'agenzia? No, io pensavo andare a casa. Ok, perché... ok. Va bene. Ok. Sì, certo. Ok, bene, vedi che prendi, ti fa salire, te puoi distenderti, non sarà comodissimo, però almeno ti rilassi un po' la parte in cui sei stato operato. Quando arrivi verso casa, chiaramente nel viaggio sono successe delle cose che te... Giancarlo non hai mai visto, cioè a un certo punto eri in una giungla, ok? Immagino. Però però vedi che il tassista classico, come se tutto fosse normale, tutto regolare, esatto. Fortunatamente non vedi altro e arriva, si ferma davanti a casa tua dove le hai detto di fermarsi e fa: sì, sono $10 a lei. Sono il pago, grazie. E se dovesse esserti di nuovo d'aiuto, se posso esserti di nuovo d'aiuto, questo è il mio numero. Grazie, è stato un piacere. Arrivederci. Ok,
Gaetano, sali e ti distendi e ti riposi. Gli altri. Vado a preparare un caffè. Vai, vai. Non vuoi? Sì. Anche lo voglio intanto. La Tere la muti perché la Tere non deve parlare. Giustamente. La Tere non parla. Ok. Ah, ok. Gli altri? Si va. Ci aspetta il tentacolo, bus. Ok. Vedete che arriva questa enorme massa di tentacoli con all'interno un vagone che lascia anche una poltiglia nera da dove è passato. Si ferma, vi fa salire dopo aver pagato e vi potete estrarre una carta. Io questa volta non pago per secchio, pago, stiro soltanto fuori la mia... dollarino. Oh, lassino, vai. Lassino niente, però devi rimescolare. Si vede? Ti picchi Jack? Bene. Però fiori, Jack? Sì, però Teresa hai rotto le scatole. Cioè, basta, cambiate carte. Oh, vai a Simone adesso tutti. Io ho il cappa di fiori. Ok. Vedi che salite, vi rimettete ai posti, un tentacolo scende che serpeggia fra le persone, vi raggiunge, vi squadra e poi torna su e si rimette fermo, come se non fosse interessato ad attaccarvi. No. Il viaggio va bene, e arrivate che è sera a Greenviews. È un posto quasi estraneo a Rile, un posto pulito dove ci sono prevalentemente umani. Le villette a schiera bianche con dei giardini all'inglese ben curati fanno strada, accompagnano appunto la strada. Arrivate all'indirizzo e vedete Lisa che vi fa: prego, entrate pure. Entriamo. La casa è molto bella. È una villetta, appunto, dove è presente all'entrata subito un attaccapanni e un piccolo corridoio che porta alle stanze vicine. Vedete che la cucina, salotto, ed appunto delle scale che vanno su. Fa: prego, la stanza di... lo studio di mio marito era su. È su. La seguiamo, direi. Vi fa strada. Vi accompagna, appunto, a una porta, la apre. Vi fa: prego, guardate pure, io starò giù. Ok, com'è l'ufficio? L'ufficio grosso. Non è molto grosso. Alla fine c'è una scrivania attaccata al muro, un guardaroba, uno di quei, praticamente per fare mettere le persone più alte in maniera tale che riesca a lavorare anche nelle parti più basse, un po' di pezzi di stoffa molto pregiata. E alla fine tutto qua. C'è una scrivania. Sì, c'è una scrivania attaccata al muro, ci sono delle carte. Mi metto a ciacciare e
uso, insomma, se devo tirare, insomma, se devo estrarre, uso anche il mio topo di biblioteca. Ok, ok. Allora, per una cosa ti attira subito l'attenzione, non c'è bisogno che mi tiri. La lettera che si riferiva alla moglie, che viene dalla clinica, con il simbolo appunto della carta stampata della clinica, che dice... Aspetta... Allora... Caro Albert, dalla sera del furto non ti ho ancora ringraziato. Ma mi hai salvato la vita. Spero che prenderanno i ladri al più presto. So che hai dato già un contributo. Brofoschi. Hai trovato la lettera? Sì, ho trovato la lettera da Brofoschi. C'è qualcosa che non capisco. Dice: so che hai già dato un contributo, ma non penso che si riferisca all'avergli salvato la vita. Voi che ne dite? Penso si possa riferire alle informazioni che ha dato alla polizia, magari. Però mi pare sospetto comunque. C'è scritto soltanto queste due cose? Solo questo. Beh, prendo anch'io la lettera e la esamino meglio. Cerco di capire se c'è qualche... No, c'è scritto solo questo. Qualche cosa scritto strano. È una lettera, no, vabbè. E metto proprio così. È scritta un po' male, perché chiaramente il mico con la pena non è che fa dei capolavori. Però è un dottore. C'è scritto solo quello, non c'è niente di più. Potete capire che il contributo è riferito alla polizia. Ok. Provo ad aprire i cassetti. Se ci sono cassetti nella scrivania. Ok. Vedete varie ricevute di lavori per gente che alla fine alcuni nomi non li avete mai sentiti, perché... Date? L'ultima data che c'è nelle ricevute? L'ultima data è di 4 giorni prima. Dove? Come si chiama il tipo? C'è un indirizzo, cioè c'è un nome, c'è... Il tipo si chiama John Brown. Pierre? Brown? Sì. Brown o Brown? Brown. Ah, con la P. Sì, con la P. John Brown. È la via, e c'è scritto anche la via, chiaramente. Ok. Questo è di 4 giorni fa, quando ha detto che è scomparso la moglie. La moglie parlava di 2 giorni fa. Quindi ha detto alcuni giorni fa. Alcuni? Sì. Alcuni. Magari possiamo fare qualche altra domanda alla moglie. E poi, cerchiamo se c'è qualche cosa di più, magari in questi cassetti, e provo ad aprire ancora. Ok. Sì, anch'io continuo a cercare i cassetti, documenti, okay. E l'agenda, soprattutto l'agenda. Ok. Faccio un cenno a Jeff di dirgli come cerca anche te. Arrivo. Allora. Nella scrivania vedete che ci sono una miriade di ricevute. Questo tizio lavora veramente tanto. Però tutte risalenti a prima. Ci sono varie, anche in un giorno solo, va anche da 5-6 persone. Ok. Però niente che vi possa aiutare.
Io volevo controllare se il nome John Brown ritorna spesso nelle ricevute, sia tra quelle in cassetto sia tra quelle sulla scrivania. Non ritorna spesso, però è un cliente comunque che alcune volte lo ha chiamato. Ok, sono controllo. Diciamo non è il cliente abituale, come può essere okay. Tipo il dottore. Controllo un po' le date di queste questi incontri, se risalgano a prima dell'incidente in clinica. Assolutamente. Ok. C'ha una tipo una rubrica con brava, esatto. Rubrica o calendario? Anche cerco, io cerco calendario. Ok, allora il calendario sì. Okay, il calendario è un calendario di quelli classici con mensili, dove alcune volte riporta dei numeri sopra, ok? Tipo ad esempio 2,10. Okay. Però non nelle, cioè non vi sale niente alla mente. Ok, numeri interi o spesso numeri decimali? No, numeri interi. Sono divisi dalla virgola perché sono numeri diversi, tipo 1, 11, esatto. Okay. Ah, ma sono 2,11, 2, qualcosa? O sono 2,10? No. Scusami, facciamo una cosa, c'è il trattino, per evitare tutto c'è il trattino, ok? Cioè 1, okay. Trattino, 11, trattino, sì, sì, ok, interi. Ok, no, era per capire se c'erano interi. più tuple, ho detto ok, mi ha detto ok Google. Ah, ok, sì, vabbè, prima è partita Siri. Dicevo, non capivo se erano no, tuple, certo, appunto, certo. 15, qualcosa, oppure... Chiaro, no. Ok. Io mi ero concentrata su sempre sulle ricevute, mentre loro stavano comunque controllando. Volevo segnarmi sul taccuino i nomi e gli indirizzi delle persone da cui è andato nelle ultime 2 settimane. Ok. Te le segni. E volevo discriminare nel mentre se c'erano indirizzi in zone ricche, che conosco essere ricche. La maggior parte... fammi un tiro di intelletto, guardiamo quanto ne sai di zone ricche, perché anche tu non è che... Undici. Ok. Capisci dai nomi, ti ricordi, che la maggior parte degli indirizzi che hai letto sono di gente ricca. Che ti conferma anche quello che ha detto il dottore. E in particolare ce n'è qualcuno in zone basso normali, soprattutto anche quello di John Brown. Scusami, non ho capito la domanda. Mi serve un attimo. Hai detto, no? La maggior parte sono comunque ricchi. Sì, come indirizzi. Sì. Ce n'è qualcuno, in particolare quello di John Brown, che mi sembra essere in un luogo medio-basso come stato sociale? No. Anche John Brown mi... Sì, anche John Brown è ricco. Cioè, è in un posto, abita in un posto benestante. Ok. Voi ragazzi avete trovato qualcosa? Niente di interessante. Io, Master, okay. Cerco se ci sono tipo cassetti a doppio fondo o magari tipo scatoline
robe un po' appunto dove potrebbe tenere magari qualcosa di più segreto, ecco. Ok. So, corrispondenza con l'amante. Va bene, va bene. Non chiudiamo quella linea. Esatto, non chiudiamo quella porta. Vi ricordo che non c'era soltanto la scrivania, eh? C'era anche un guardaroba. Giusto. Ok. Intanto per... Sì. Ok, no, non ci sono cassette a doppio fondo, vedi che batti e senti che proprio suonano a vuoto, ma perché sotto, cioè, non c'è niente. Ok, io nel mentre allora vado a frugare fra le tasche, okay, delle giacche. Allora, fammi un tiro percezione. Percezione. Perché sei un ghoul, cioè il fiuto. È vero. Sniff, sniff. 8. Ok. Anche davanti. Non... no, c'è troppi odori. Dovevo tirare... Percezione. Aspetta. Se ci dovresti, forse ci dovresti avere anche la carta extra, non so. Infatti stavo guardando quello. No, mi sa che non ce l'ho la carta. No, non ce l'ho, c'ho soltanto i test visivi, la carta in meno. Ah, ok. Ok, niente. Beh, allora no, c'è un odore, ci sono troppi odori. Ci sono troppi odori... Probabilmente anche dato dal fatto che lui con quelle giacche va dai vari clienti e sono impregnate di odori diversi. Frugando nelle tasche riesco a trovare qualcosa. Ok, fammi un tiro, un altro tiro di percezione. 13. Wow, accidenti. Ok, assolutamente sì. Vedi che su una giacca c'è un capello lungo che non è il suo, è biondo, non è sicuramente della moglie, che come vi ricordo è Mora. Aspetta, che inoltre muore. Prendendo quella giacca e guardando meglio, che immagino che tu lo faccia, nella tasca. In realtà. No? Allora non te lo dico. Sì, sì, scherzo. No, vedo il capello. Scherzo, no, guardo meglio. Da bom. C'è un bigliettino da visita del Relay Inn, che sapete essere un albergo, l'albergo più grosso della città, stropicciato, con un orario e una sigla VS. Okay, VS, che orario è? È un orario di sera. Ok. Notturno. VS. La sigla scritta a mano? O sì, stampata? Sì, è scritto a mano. L'orario e la sigla sono scritti a mano. Ok. Questo locale, questo Relay Inn, mi suona qualcosa di... Assolutamente, lo conosci benissimo. È il... Lo conosci perché è l'albergo più grande della città, è quello più conosciuto. Aspetta. Ragazzi, mi sa che ci aveva ragione Secchio. E Secchio che dà, Secchio bagliato. Sempre. Esatto. Cioè non l'avrei sempre mai detto, ma... questo sicuramente non è della moglie. E faccio vedere intanto il capello. Lo faccio come se lo volessi dare a Secchio, non si sa perché. Bello. Non preoccupare. E continuando a tenerlo in mano. E poi c'è questo bigliettino che non so se lo conoscete, il Relay Inn. A vedere. Glielo porgo a Secchio. Okay. È comunque un albergo molto, molto in vista, molto grande. Mm-hmm. E questo VS? Non lo so, se continuiamo a seguire la pista della amante e abbasso la voce, potrebbe essere il nome della donna. Eh sì, cerchiamo tra le ricevute e il taccuino, magari ci sono dei nomi. Scusate, non me lo ricordo se l'ho detto.
Ma nel calendario ci sono anche dei numeri particolari. Numeri? Sì, non tipo queste cifre, e indico effettivamente ci sono queste cifre 11 trattino 35 trattino tot. Me li annoto. Magari okay. potremmo fare un controllo con le ricevute, qualcosa in del effetti genere. In effetti sì, provo a controllare con l'ultima ricevuta, che è quella di Brown, nel giorno in cui doveva essere con Brown. Io vorrei controllare anche il giorno dell'aggressione in clinica. Ok, cifre ci sono, sì. Allora, le cifre del giorno di Brown, c'era 23. Ok. E le cifre nel giorno della clinica, c'era 2 e 7. Ok. Vorrei controllare le... Ah, scusami, vai. No, tanto mi sa che si fa la solita cosa. Volevo controllare le ricevute del giorno, appunto, di Brown, per vedere se c'era una corrispondenza con quel numero. Penso siano le solite intenzioni. Non ho capito, scusami. Cosa vuoi fare? Vuoi guardare le ricevute del giorno di Brown? Per vedere se c'è una qualche corrispondenza con il numero. Se c'è tipo un 23 da qualche parte. Esatto. No, non c'è. Magari assegnava i numeri ai clienti. Era quello che speravo. Speravo che mettesse un codice sulla ricevuta. Poteva avere senso. Almeno Secchio lo pensava. Jeff, pensi che Secchio sia stupido? Seguendo la pista che stanno suggerendo gli altri, cerco un'altra ricevuta sempre attribuita a Brown e confronto il numero con il solito giorno, con il giorno, insomma, della ricevuta. Esatto. A parte un altro numero che chiaramente sarà a quel punto un altro cliente, però sì, riconosci che c'è quel numero, risulta 23. Vorrei capire, cercare di comprendere in questo modo il codice del dottore. Ok, risulta il numero 7. Brown, abbiamo detto 23. Probabilmente questo, alla fine, secondo me ci potreste arrivare tranquillamente. Probabilmente ti dà anche un numero relativo all'alfabeto. Brovoski è con la B, quindi sarà più in alto. Brown è più basso, perché appunto, semmai ce l'ha più. Sì, vabbè, con un attimo ci si può arrivare, sì. Ok. Se seguono una linea alfabetica, potremmo forse riuscire a trovare anche questo 2. Qualcuno magari con la... Qualcuno magari con la... Scusa, ho fatto l'indirizzo. No, ma non ho riso con te, ho spaccato una penna senza volere. Va bene tutto, vorrei cercare di comprendere se c'è un cliente che si chiama, che ha iniziali VS. Ok, però è un tiro molto complesso, eh. Vai. Voglio usare un po' di biblioteca. Ok. Va bene, ok, allora vi aiutate, ok? Quindi vi conto un più uno. Vai, Tere. E Tere, tira te a questo punto che c'hai topo del biblioteca. Quindi ne estraggo 2 di carte. Esatto, ne estrai 2 e tieni quella che preferisci, in realtà. Beh, allora abbiamo un 4 di fiori e un 10 di fiori, direi il 10 di fiori. Ok. Così. Quanto, scusami, hai fatto? Cosa ci devo aggiungere? Ci devi aggiungere percezione, anzi no, intelletto, scusami, perché 14. Ok. Bene. Sì, c'è un numero, c'è un nome.
E questo nome aspetta, scusatemi, ci devo pensare un secondo perché... è Vermont Smith. Il nome di un uomo? Vai. Sarà come Susanno Calcetto o... non lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Esatto, no, questo lo penso, lo dico. Dava i nomi maschili, oppure magari è un amante di entrambe. Magari è un nome in codice. O magari gli piacciono entrambe le cose. Ah, potrebbe essere interessante. Non possiamo escludere nulla. Io nel mentre, visto che mi ero segnata comunque tutti i nomi di quelli che aveva incontrato nelle ultime 2 settimane, cerco il nome che risulta primo in linea alfabetica e poi segue successivamente il secondo. Ok. Capito? No, rispiegamelo perché mi sta... visto che abbiamo capito che i numeri sono assegnati in ordine alfabetico, ok, e io mi sono segnata tutti i nomi della gente che ho incontrato nelle ultime 2 settimane, sì, cerco di capire. Questo non c'è nelle ultime 2 settimane, questo nome. No, sul 2, io voglio capire il 2. Cerco di capire chi è il secondo in linea alfabetica nella lista. Ah, ok. Bargen si chiama di cognome. E invece io vorrei cercare di capire, sempre sulla base degli scontri e del calendario, che numero è assegnato a Vermont Smith. È un numero basso, un 3, tipo 30, 31. Sopra, non ci sarà mai, però chiedo. Sì. Sopra le ricevute. Sì. C'è l'ora? No. È il numero 2 che Albert ha incontrato con il dottore, si chiama Bargen. Non so se potrebbe essere d'aiuto, magari l'ha incontrato nel solito giorno. Infatti... Adam Bargen, scusami, ha detto anche il nome. Mi piacerebbe molto sapere se l'ha incontrato prima o l'ha incontrato dopo, perché se l'ha incontrato dopo potrebbe darci tante informazioni. Esatto. È vero che non parlava molto, su quello che abbiamo capito, il nostro amico, ma un'esperienza scioccante. Voi che avete trovato? Io ho trovato che VS corrisponde a un certo Vermont Smith, numero assegnato il 31. Però l'ho incontrato nelle ultime 2 settimane? Parrebbe di no. Però non vuol dire molto, perché se è l'amante magari non la segnava sul calendario. Certo. Io direi di chiedere alla moglie se ha mai sentito dire parlare di questo Vermont Smith. Beh, sì, direi di sì. E poi passerei al re dei Inn. Volete dargli subito una brutta sorpresa in questo modo? No, assolutamente. Magari non accenniamo al capello, che intanto butto per terra, disfacendomene. Al massimo le possiamo chiedere se ha mai sospettato che il marito la tradisse. Così instilliamo il dubbio, senza
andare a dare delle conferme. Che ne dici? Mi dispiace un po' per quella donna, poveraccia. E anche a me, però se è cornuta non ci possiamo far niente. Poi su, cornuta. Non lo sappiamo. Che vuoi non diglielo se la troviamo tra le braccia dell'amante? È lei che ci paga, non lui. Non me la sento di rompere una coppia così bella. Io queste cose da umani non le capisco. C'è altro nella stanza oltre al guardaroba e la scrivania? C'era solo lo sgabellino? Sì, c'era solo lo sgabellino e qualche pezzo di stoffa appoggiata in terra. Ok, lo sgabellino lo guardo, è uno sgabellino normale. Non sì. Mi segna. Sì, è uno sgabellino normale. E c'è un doppio fondo anche nello sgabellino. No, non c'è doppio fondo. Mannaggia. Una delle gambe si svita e c'è l'alcol. Esatto. Secchio. Secchio prova davvero. Via così. Ok, io mi metto da una parte titubante a guardare il taccuino degli appunti e riflettere un attimo in silenzio. Sulle ricevute c'è scritto soltanto il pagamento o anche l'oggetto? Cioè tipo, non lo so, ecco, vestito da uomo, vestito da donna. C'è scritto cosa gli ha fatto. Tipo ecco. Tipo ad esempio nel dottore vedete come si dice? Rammendo di camice. Oppure tipo cosa volete cercare però? Ditemi. Voglio vedere che cosa ha fatto a Vermont Smith. Un vestito da uomo. Ah, da uomo? Sì, vestito da uomo. C'è scritto sempre. Proprio giacca, pantalone. Solo vestiti da uomo gli ha fatto? Sì. Non è molto ricorrente questo numero, eh. L'ho già detto prima. Ok. C'è qualche cosa, qualche ornamento tipo quadri? Fotografie? Ma in realtà c'è una foto di lui sulla scrivania, di lui e sua moglie. Classiche foto anni 20, ok? Però per il resto no, non c'è molto di personale. Smonto la cornice. Okay. Non c'è niente dietro. C'è una data, probabilmente la data del matrimonio. Non è recente. Controllo sul calendario. Vuoi controllare davvero? Sì. Okay. C'è scritto anniversario con Lisa. C'è, esatto, c'è scritto anniversario. Anniversario matrimonio. Cuoricini. No, non c'è cuoricini. È scritto anniversario matrimonio e basta. Senza cuoricini. Beh, triste. Oh. Come di merda. Beh, se tradisce la moglie, sono nuovo. Non lo so. Via, su, hai cambiato teoria. Esatto. La tua teoria era la tua. È perché in realtà Secchio non vuole che le persone facciano queste cose. Secchio è un cuore d'oro in realtà. Oh. Ok, quindi che fate? L'alcol, mamma mia. Direi che bisognerebbe andare a parlare con la moglie. Ok. Quindi scendete, vedete che lei è in salotto. Un po' preoccupata. Avete trovato qualcosa? Abbiamo qualche pista, ma niente di certo, ecco.
suo marito sembra proprio non avere degli scheletri nell'armadio, ma volevamo farle alcune domande su sì, alcuni certo. clienti di suo marito. Certo, se vi posso essere d'aiuto. Lei conosceva un certo Vermont Smith? Non è un nome che ho sentito. No. Forse una volta un nuovo cliente mi aveva detto che era un uomo ricco, però beh, alla fine quasi tutti i suoi clienti sono uomini benestanti. E su un certo John Brown ha sentito niente? È stato l'ultimo cliente. Cioè, il giorno dopo lui ha dormito, è arrivato a casa. Vedete che la voce è rotta. È arrivato a casa e poi quel giorno era stato da Brown. È arrivato a casa, normale, è andato, ha fatto le sue ricevute, è venuto a dormire e il giorno dopo poi è scomparso. Non è più tornato. E Adam Borgen non dice niente? No, era, penso, anche questo un cliente, l'ho sentito alcune volte. Un avvocato, ma niente di che. Ah, amico del mio avvocato. Io quando... Esatto, amico del tuo avvocato. Io quando dice che il giorno dopo lui è andato al lavoro e poi è scomparso, faccio che stupidi! E ricorro verso lo studio. Ok, cosa vuoi fare? Vedete che chiaramente lei rimane un po'... cosa? Voglio controllare il numero che c'è il giorno dopo, il giorno in cui è sparito, quello dopo il 23 di John Brown, che okay. noi non abbiamo guardato. Ok. Ha senso. C'è il numero 16. E cerco di risalirgli a un nome al 16. C'è solo il 16? Sì, c'è solo il 16. Si chiama Carl Novar. Novar. Sì. E ci sono numeri segnati anche per il giorno dopo? Ancora? Sì, ci sono anche dei numeri segnati, ci sono altri numeri e altri nomi che riesci comunque a risalirci facilmente. Ok, mi annoto anche gli altri. Okay. Gli altri mi avevano seguito? Io no, io sono rimasta lì, ti ho lasciato andare. E io così faccio... Cioè... Sempre un po' stranita la situazione, perché Secchio pensa che sia un po' strana. Strano. Ok. Io? Beh. Ehi, ho pagato il tentacolo. Ma che pulpito vuoi? Comunque, quando mi giro e mi rendo conto che non mi ha seguito nessuno, torno giù, faccio: ragazzi, ci eravamo dimenticati di controllare la data della scomparsa. Era andato a visitare un certo Carl Novar. Lei ne ha mai sentito parlare? Un nome come gli altri. Non mi ricordo tutti i clienti di mio marito, mi dispiace. Non ne... Ma di che cosa parlate voi? Esatto. Per la giornata? Beh, non so se lei ha una compagna, ma io non penso che lei parli soltanto di lavoro. Se no, è una collega. No, una collega. No, vabbè, che c'entra? Io con mia madre racconto il lavoro.
E anche con le tipe che approccio. Vero, Jeff? Wow. Lo lasci perdere. Senta, signora. Vedete che chiaramente lei è tipo un po' ok. Sempre più sconvolta. Anche io dai, insomma. Questa domanda è delicata assai. E ci scusi se la indispone, ma è una domanda di routine, ecco, dobbiamo fargliela. Lei ha mai sospettato che suo marito, insomma... Non ti fa neanche finire e ti dice, ho capito, e sì, è anche per quello che ho... E tanto c'è secchio lì che balla. No, io come faccio? Niente, non cos'è che... Sì. È da qualche settimana che... di solito non torna a dormire, ma soltanto in casi eccezionali, soltanto in caso in cui il cliente è molto lontano e alloggia in alberghi vicini al cliente per poi tornare la mattina, perché è più tranquilla, perché anche in città è più meno pericolosa. Ma recentemente ha iniziato a andare a dormire fuori molto più spesso. Vi faccio indovinare, ha iniziato nelle ultime 2 settimane. No, forse anche qualcosa di più, ma erano scostanti, cioè non c'era una sera in cui non tornava. Potevano essere delle sere a caso, il martedì, il giovedì alcune volte, o entrambi. Beh, però sì, ed è anche per questo che vi ho chiesto di venire di sera da me, perché non vorrei che le altre persone inizino a impicciarsi di affari che non li riguardano. Lei ha qualche idea sulla potenziale signora, donna? Beh, mio marito è un ottimo sarto e ha molti clienti. Potrebbe essere uno di loro, forse potrebbe essere un qualcuno che ha conosciuto al di fuori del suo lavoro, non lo so. Di solito la avverte quando rimane a dormire fuori. Sì, certo, mi avverte sempre in tempo. Il giorno che è scomparso sarebbe dovuto rimanere fuori a dormire? Sì, ma non mi ha avvertito quel giorno, come ho già detto. Non si è fatto risentire. Non si è fatto più risentire. E le dice anche dove rimane a dormire? No, alla fine è molto generico. È molto generico. Alcune volte mi dice nel distretto di Punta Ovest, oppure nel quartiere X. Ma... non è preciso nella struttura in cui alloggia. Al Relay Inn c'è mai stato, che lei sappia? Penso di sì, alla fine è la struttura, è l'hotel più conosciuto della città. Sicuramente se era in quella zona ed è rimasto fuori, probabilmente sì, ci sarà sicuramente andato. Beh, abbiamo qualche punto in più da cui partire, rivolgendomi agli altri. Signora, una cosa. Si ricorda quando ci ha raccontato della notte in cui è tornato scosso dalla clinica del dottor Brufoschi? Sì.
Le ha raccontato niente di quella notte? No. Preferito non chiedere, era particolarmente scosso ed è andato subito a dormire. Il giorno dopo se ne... aveva degli appuntamenti. Lei lo sapeva che c'era stata una rapina alla clinica? Beh, ho letto sul giornale, però non avevo associato a quello. Effettivamente era successa lì, alla clinica, però poteva essere per altri motivi. Alla fine, come si sarebbe salvato da ciò? Vero, però è una domanda, ma sul giornale hanno scritto che Johnson ha fatto la deposizione, no? No. E sapeva che suo marito è stato l'unico sopravvissuto a vedere i criminali e ha fatto pure una deposizione. No, non lo sapevo. Beh, certo che non parla di niente con suo marito, eh? Potrebbe... Ti guarda male. Che cazzo, ma è vero? Poi magari è colpa di quell'altro, no? La prego. Già. Mio marito è scomparso. Non mi accusi anche di cose che non ne ho colpa. E... Beh, comunque... No, non lo sapevo. Però... Spero soltanto che non... Che non sia stato... Che non sia stato trovato da quei tizi. Forse se loro hanno visto lui, lui potrebbe aver visto loro. Io spero di no. Beh, diciamo che era la nostra prima pista, se vuole che le diciamo con sincerità quello che sappiamo. Ma adesso forse ci siamo spostati su altre ipotesi. Controllo l'ora. È bello tardi. Avete tra guardare i documenti, risfogliarli, avete passato parecchio tempo. Ora è notte fonda. Concetto? Assolutamente sì. Io, senza dire nulla a nessuno, tiro fuori la mia fiaschetta. Bevo. Vuole? Alla signorina. Vedi che si alza, prende un bicchiere dalla credenza che aveva lì, fa: di solito non accetto, ma senza dire niente, verso e beve. Rio passo. E l'approccio è iniziato. Gira verso Jeff. Mi faccio. E lui ti fa. Yes. Quando finiscono di sorseggiare il loro drink amorevolmente. Sì, no, ma lei è lì che beve. Chiaramente una lacrima gli scappa, gli piange, inizia a piangere e continua a sorseggiare, fa: per favore, posso fare altro per voi? Vorrei andare a dormire, se no. No, penso che abbiamo finito. Sì, assolutamente. Ora riordineremo un po' le nostre idee e torneremo e ripiglieremo domani le indagini. Se sei d'accordo con me? Assolutamente. Grazie. E guardo Secchio intanto. E che non mi ha risposto. Viva i siti. Ok. Mi faccio il ricordo che mi devi ancora una bottiglia di whisky. Ok. Finale. Davvero. Domattina passiamo a comprarla. Ok.
alcolizzato. Uscite. Lisa vi accompagna alla porta. Vi saluta. E chiude. E vedete che dopo poco voi siete ancora lì fuori, che spenge le luci e la casa si addormenta. Wow. Siete fuori, che fate? Volete prendere il taxi? Volete prendere il tentaculobus? È notte fonda. C'è la luna, il quartiere è ben illuminato, perché comunque è ricco, però è notte fonda. Direi di tornare a casa. Sì. Casa a piedi dai centro. Per far vedere che di notte non c'è più nessun pericolo, Fate. Tanto non è che succedano cose brutte anche di giorno. No, infatti, devo mettere. No, in piena mattina. Cammini e ti ritrovi negli altri posti, però va bene. Cammini, ti mangiano il petto. Metti a sedere, ti mangiano il petto. No, figurati. Mezzo indietro in taxi, passata giungla. Esatto. Un luogo sicuro, diciamo, dove crescere felicemente i propri figli. Esattamente. Hashtag un luogo sicuro. Come fanno ad esserci ancora abitanti? Come sono i bambini? Beh, perché fuori è peggio. Fanno più figli in modo tale che qualcuno sopravviva. Esatto. Ok, io direi che io mi dirigo verso il tentaculobus. Ok, volete prendere il tentaculobus? Va bene. Sì. Voi volevate prendere il taxi? Non ho i soldi. Volete tornare all'agenzia? Volete andare a casa? Casa, no. Casa. Ok. Sì. Ho una casa. Devi dirmelo te se c'è una casa. Tombino. Certo che ho una casa. La mia bellissima casa. Il cassonetto. Il cassonetto, c'è mamma. No, la mamma no. Non si abita con la mamma, è grande. Esatto, indipendente, si è emancipato, ha un cassonetto tutto suo. Vabbè, ho un bellissimo appartamento dove tengo da bere, se no. Nel cassonetto? Ma rischia che gli altri glielo rubino. Non è cassonetto, non penso nessuno vada a rubarlo, però. Con Blackjack e squillo di lusso. Ok. E più o meno. Sì, esatto, poco ci manca. Ok, prendete il tentaculobus. Pagate di nuovo l'eurino, anzi, il dollarino. Tirate. Azzo di mattoni. Cazzo. Jolly. Te lo tieni? Ok. Te lo tieni? Sì, via, me lo tengo. Ok, no, allora devi estrarre. È quasi finita, Però se è finita? Io vi dico che staccherei, dato che comunque arrivate a casa, dormite e poi si riparte per il prossimo giorno. Secondo me ti conviene usarlo subito, tanto se sì, quindi la prossima volta non No, la prossima volta non ce l'avresti. Allora sì, lo uso. Ok. Peccato, proprio all'ultimo. Allora, davvero. Secchio? Ah, asso di mattoni. Ok, lì regina di picche. Ok, il viaggio va tranquillo. Gaetano si prende anche il posto, anche bello comodo, imbottito, non si sa da cosa, probabilmente cadaveri, ma imbottito. Ci sono i tentacoli che fanno il massaggio. Esatto. E uno ad uno scendete verso la vostra abitazione e vi addormentate e la sessione si finisce.